Cara comunità di fedeli, sicuramente, solo in questo mese, avete visto centinaia di annunci, profezie che gridano l'arrivo imminente dei tre giorni di buio. Santa Faustina, Padre Pio e una lunga lista di veggenti più o meno famosi, circondati da titoli sensazionalistici, che annunciano con fervore che sì, questi tre giorni di buio saranno proprio questo mese. Per curiosità, o per dubbio, si prova attrazione per questo genere di notizie, che però puntualmente finiscono per deludere, perché non corrispondono mai a ciò che poi succede in realtà. Dopo aver visto questo video, vi assicuriamo che non perderete mai più tempo in notizie del genere. Perché studiando le profezie di Marie-Julie Jenny, abbiamo appreso un particolare attraverso il quale saremo in grado di capire precisamente quando questi tre giorni avverranno. Saremo in grado di stabilire una data precisa. Alla fine del video vi daremo anche un elenco inedito, dato proprio da Marie-Julie Jenny per la preparazione ai tre giorni di buio. Prima di iniziare, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. Ti preghiamo di accogliere questo nostro appello, perché è un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. Una doverosa precisazione da fare è che la nostra fede è fondata sulla Bibbia, e quindi anche sul libro dell'Apocalisse, la rivelazione finale dataci dal Signore attraverso Giovanni. In esso troviamo tutto ciò che è necessario per comprendere il piano divino per l'umanità e per prepararci al ritorno glorioso di nostro Signore Gesù Cristo. Tuttavia, nel corso dei secoli, molte anime hanno cercato di penetrare nei misteri divini attraverso rivelazioni private, visioni e profezie. La Chiesa ci insegna con grande saggezza che queste rivelazioni non sono necessarie per la nostra salvezza. Le profezie inviate da Dio non devono essere considerate come una nuova dottrina, ma piuttosto come una luce che illumina il nostro cammino e ci avverte degli eventi futuri che si svolgeranno nel mondo o in certe parti di esso. Esse sono un dono di misericordia, una guida amorosa del nostro Padre Celeste per il bene del suo popolo. Un errore commesso per quanto riguarda la profezia dei tre giorni di buio è quello di averli considerati come uno tra i tanti eventi nel caos del mondo. In verità, questi saranno l'ultimo atto con cui Dio porterà a compimento la sua opera di purificazione. Saranno un momento di giudizio divino e di rinnovamento, in cui le forze del male saranno sconfitte, e la luce del regno di Dio trionferà. Prima che questo avvenga, sappiamo che dovranno accadere molti altri eventi scritti e descritti nella Bibbia. Come ad esempio, per citarne uno, l'avvento dell'Anticristo. Ogni evento, per quanto terribile, è necessario e fa parte del piano di Dio. I tre giorni di buio sono stati rivelati a santi, mistici e veggenti come parte di questo piano, perché Dio sa che nel momento in cui l'umanità raggiungerà l'apice della malvagità, ci sarà bisogno di una purificazione. Se credete e vi affidate al piano che Dio ha per noi, scrivete adesso nei commenti: io credo. Amen. Nostro Signore ha infatti rivelato questo a Marie-Julie il 16 settembre 1904. Le persone della terra saranno diventate così malvagie e corrotte, e avranno una tale mancanza di fede, che persino se Dio e la Madonna dovessero operare meraviglie superiori a quelle già viste in Giudea, ai tempi della vita di Gesù, o qualsiasi miracolo del passato, esse non si convertirebbero. Quindi, Dio non invierà meraviglie ma colpi e decimazioni, per purificare una generazione senza fede. Marie-Julie ricevette le stigmate, e ne ricevette una speciale, unica nella storia degli stigmatizzati. La sua intera famiglia ed altre persone erano presenti e rimasero sbalorditi nel vedere apparire sul petto di Marie-Julie una croce ed un fiore con le parole: O Crux Ave, accompagnata dal più straordinario profumo che emanava dal suo corpo. Di tutti i mistici, ai quali sono state concesse rivelazioni sui nostri tempi, le rivelazioni di Marie-Julie sono, sino al giorno d'oggi, le più numerose e dettagliate.
È proprio da un dettaglio straordinario, spiegato dalla mistica, che riusciremo senza sforzo a ricavare una data, nei quali accadranno i tre giorni di buio. La Santissima Vergine Maria, tra il 1882 e il 1884, rivela a Marie Julie: vi saranno tre giorni di oscurità fisica. Per tre giorni, meno una notte, vi sarà un buio continuo. Le candele benedette saranno l'unica fonte di luce, in questa terribile oscurità, e basterà una sola candela per la durata dei tre giorni, ma nelle case dei malvagi, non daranno alcuna luce. I fulmini entreranno nelle vostre case, ma non spegneranno le candele, come pure nel vento, né la tempesta riusciranno a spegnerle. Durante questi tre giorni e due notti, i demoni appariranno sotto le forme più orribili. Si udranno nell'aria le più orribili bestemmie. Nubi color rosso attraverseranno il cielo. Lo schianto dei tuoni scuoterà la terra. Un fulmine sinistro taglierà le dense nuvole, in una stagione in cui i fulmini non sono mai apparsi. La terra sarà scossa sin dalle fondamenta. Il mare solleverà onde fragorose che si diffonderanno in tutto il continente. Il sangue scorrerà in tale abbondanza che la terra diventerà un vasto cimitero. I cadaveri dei malvagi e dei giusti ricopriranno il terreno. La carestia sarà grande. Tutto sarà in subbuglio e i tre quarti dell'umanità morirà. La crisi scoppierà all'improvviso. I castighi saranno comuni in tutto il mondo e si espanderanno e si succederanno senza sosta. La terra sarà immersa nell'oscurità e l'inferno sarà lasciato libero sulla terra. Il tuono e il fulmine faranno morire di paura tutti quelli che non hanno fede o fiducia nel mio potere. Durante questi tre giorni di buio terrificanti, non si devono aprire le finestre, perché nessuno potrà osservare la terra e il terribile colore che essa avrà, in quei giorni di punizione, senza morire sul colpo. Il cielo sarà a fuoco, la terra si spaccherà. Durante questi tre giorni di buio, fate che le candele siano accese ovunque, nessun'altra luce brillerà. Miei figli, fate attenzione alle mie parole. In questi giorni di lutto vi sarà un altro terremoto forte come tanti altri, ma meno forte che in tanti altri luoghi. Sarà facile osservarlo. Tremerà tutto tranne il mobile sul quale arde la candela di cera. Vi riunirete tutti intorno col crocifisso e la mia immagine benedetta. Questo è ciò che allontanerà da voi la paura, poiché questi giorni causeranno molti morti. Ecco una prova della mia bontà. A quelli che hanno la mia devozione, che mi invocano e che tengono nella loro casa la mia santa immagine, io preserverò tutto ciò che appartiene loro. Durante questi tre giorni io proteggerò il bestiame dalla fame. Io mi curerò di loro perché non vi deve essere neppure una porta socchiusa. Gli animali affamati si accontenteranno di vedermi, senza bisogno di cibo. L'incredibile rivelazione alla mistica spesso non riportata, forse anche per convenienza, è del 20 settembre 1880, da parte dello Spirito Santo. Vi saranno anche due giorni di buio in Bretagna, distinti dai catastrofici tre giorni di buio, che saranno su tutto il mondo. Questi due giorni saranno come un'autentica prova della sua bontà, per avvertirvi dell'incombere dell'ira di Dio sulla terra. Voi non potrete liberarvi dall'oscurità. Finora nessuna anima ne ha parlato, perché non sono molte quelle che ne sono state informate. Per resistere a tutti questi eventi, saranno una forza e una consolazione l'acqua santa e le candele, ma di cera. Tutte quelle che non saranno di questa pasta, non potranno essere di aiuto. Il cielo sarà rosso e viola, la linfa degli alberi da frutto sarà bruciata e non produrrà frutti l'anno successivo. Una pioggia nera cadrà come una grandine ardente, ma senza distruggere le case dei fedeli e senza distruggere la terra che produrrà cibo per loro. La Bretagna vivrà questi due giorni in modo diverso. In questi due giorni di buio, sotto il cielo che si abbassa, sembrerà che vi sia luce, ma nessuno sarà in grado di vedere, perché nessuno potrà esporsi all'aperto, perché vi sarà un inviato da Dio, sotto forma di vampate di calore,
che oscurerà l'occhio umano. Il Signore mi spinge a trasmettere le sue parole e i suoi desideri. Durante il giorno, questa oscurità sarà sopportabile, mentre non lo sarà di notte. Mentre il giorno sarà calmo, la notte sarà violenta, e durante le due notti si udiranno grida senza sapere da dove esse provengano. In base a questa rivelazione, il 28 novembre 1881, Nostro Signore disse a Marie Julie: «Il sole deve essere oscurato prima dei tre giorni di buio, che arriveranno 37 giorni dopo questo oscuramento del sole, e dei segni annunciati della terra e della tempesta». La rivelazione a Marie Julie è decisiva per comprendere la data dei tre giorni di buio ed effettuare così la nostra preparazione, spirituale, ma anche fisica. Soprattutto per ripararci, perché non potremo non essere in un luogo non riparato quando ciò accadrà. È stato rivelato che 37 giorni prima dell'avvento dei tre giorni di buio, la regione della Bretagna, in Francia, subirà due giorni di oscurità. Questo sarà un segnale, e noi dovremo essere pronti a coglierlo se vogliamo sopravvivere. Prima di indicare tutto ciò che è necessario per la preparazione spirituale e fisica, vogliamo riassumere qui tutto ciò che è stato rivelato a Marie Julie Jenny per individuare l'inizio dei tre giorni di buio. I tre giorni di buio inizieranno 37 giorni dopo la fine dei due giorni di buio, ovvero l'oscuramento del sole in Bretagna. I tre giorni di buio inizieranno in un freddo giorno d'inverno. I tre giorni di buio saranno un giovedì, un venerdì e un sabato. I tre giorni di buio saranno preceduti da un vento estremamente caldo proveniente dal sud. Al vento caldo seguirà un terribile temporale, di proporzioni mai viste, che scuoterà le montagne e con pesanti chicchi di grandine che scaveranno il terreno in profondità. Seguiranno fulmini, provenienti da una massa di nuvole di fuoco, che si incroceranno nel cielo e trasformeranno tutto in cenere. Per quanto riguarda la preparazione spirituale, non attendiamo fino alla vigilia del terribile castigo dei tre giorni di buio prima di rialzarci spiritualmente, di inginocchiarci nella preghiera, di pentirci con sincerità e di tornare alla nostra amata fede. Non aspettiamo quel momento di angoscia e penitenza per riconciliarci con il nostro Redentore e con il Padre Celeste. Per coloro che già percorrono la via della spiritualità cristiana, è un dovere sacro pregare incessantemente, guidare con amore i nostri cari, i vicini, i lontani e persino coloro che ci combattono. Dobbiamo tendere loro la mano, affinché non si perdano nell'abisso dell'incertezza, dell'indifferenza o della procrastinazione e rischino la loro eternità, quando saranno chiamati a render conto davanti alla giustizia divina. Quando il buio dei tre giorni avvolgerà la terra, rimaniamo nelle nostre dimore, stringiamoci attorno alla luce della preghiera, compiamo atti di penitenza e di riparazione, digiuniamo, rafforziamo la nostra fede in Dio e rimaniamo saldi nella certezza che Egli veglia su di noi, sempre pronto a proteggerci e guidarci lungo il cammino della salvezza. Prima dei tre giorni di buio, per preparare la casa, è necessario che vi sia l'immagine del Sacro Cuore di Gesù. Per questo sarà necessario creare in casa un piccolo altare con intronizzazione del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria a seguito della consacrazione della famiglia e della casa. La Bibbia sarà poggiata in quest'altare così come l'acqua benedetta, che sarà una forza e una consolazione per resistere a tutti i terribili eventi che accadranno nei tre giorni di buio, e servirà per benedire e spruzzare frequentemente luoghi, oggetti e persone. In più, dobbiamo procurarci un certo numero di candele benedette che daranno luce, protezione e consolazione per creare un ambiente protetto per resistere a tutti i terribili eventi che accadranno nei tre giorni di buio. Le candele benedette, che devono essere 100% di cera di api, infatti servono non solo per illuminare la casa, ma anche per proteggere l'abitazione da tuoni, lampeggio di fulmini, schianto di terremoti, e dalle urla dei demoni scatenati sulla terra. Su consiglio di Gesù Cristo, le candele benedette fatte di cera di api devono essere accese in ogni stanza della casa, e non devono mai essere spente, per nessun motivo.
Dovremo avere crocifissi sulle pareti e crocifissi più piccoli a portata di mano, per le benedizioni. Statue o immagini della Madonna, presenti sulle pareti o in ogni stanza in cui è accesa la candela benedetta. Corone del rosario nella stanza in cui si prega. Prima dell'arrivo dei tre giorni di buio, ci sarà un tempo di grande tribolazione, per cui Marie Julie Jenny stessa ha indicato quattro strumenti da utilizzare per la nostra protezione. Se volete conoscere quali sono, cliccate sul video che è comparso sul vostro schermo. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.